Ci incontriamo a Torino sabato 14 gennaio alle 16.30 alla Mondadori di Corso Mortara nel centro commerciale Officine S a partire dalle 16.30 per i firmacopie del mio nuovo libro. Vi aspetto! Ciao a tutti e benvenuti al Mercoledì Show. Io sono Mercoledì, ma mi sembra ovvio, e oggi siamo qui per salutare i nostri eroi del 2022. Presento Eleonora. Ciao! Billy. Uè! Will. Mettete la telecamera su di me, oh! Ciao! Mike. Ah, oh, queste luci mi stanno accecando! Max. Ecco a voi la più cool di Hawkins. 11. Ciao! Marinette da Miraculous Ladybug. Ciao! C'è anche Harry Potter. Sì, salutate il prescelto! C'è anche Azzurra. Ciao! E poi ci sono io. E oggi siamo qui per intervistare i vostri personaggi preferiti del 2022. È stato un bell'anno. Puoi dirlo forte. E ora scopriremo quali sono stati i loro momenti preferiti del 2022. Cominciamo da te, 11. Il mio momento preferito è stato il ballo di inverno ad Hawkins, quando ho ballato con Mike e ci siamo baciati. 11, ti va di ballare? Ballare? Si fa così. Balli di... Aspetta! Vecna arriva nella quarta stagione! Che brutto momento! Voglio dire, congratulazioni! Invece per te, Will, qual è stato il tuo momento preferito? Quando siamo andati al ballo di staceppa di Harry Potter! Me lo ricordo! È stato divertente! Scusami un attimo! Ok! Will, non vieni a ballare? Questi balli si ballano in coppia, no? Sono sicura che ci sarebbero un sacco di persone che vorrebbero ballare con te. Ma a me non interessa. C'è solo una persona con cui vorrei ballare. Mi dai un attimo? Ok ragazzi, una richiesta. Basta balli di coppie. La serata di stasera è dedicata all'amicizia. Quindi ballate con i vostri amici. Will, vieni a ballare! Maledetto Mike, dov'è Max? Sia per 11 che per Will il loro ricordo migliore è stato ballare con Mike. Io proprio non li capisco. Ehi, come ti permetti? Invece dimmi Max, qual è stato il tuo momento preferito? Beh, è facile, quando sono andata a fare shopping con 11 e Ele. Oh! Sfigate! 11, aspetta! Sì, è stato bellissimo. Hai proprio ragione. Io invece non lo ricordo volentieri quel momento. È stato quando 11 mi ha lasciato. Mike, che ci fai qui? Cercavamo un regalo per la nonna. Continua a essere morta. Un regalo per Pensavo te. Pensavo stessi cercando un regalo per me. Will, ma che ca... Tu menti. No. Io... Piantalo in asso. Io... Ti spacco... Quella è stata una splendida giornata. Invece dimmi, Mike Wheeler, qual è stato il tuo momento preferito del 2022? Beh, quando Will mi ha dato il disegno che gli aveva richiesto 11, in cui esprimeva quanto lei mi amasse. Che c'è, Mike? Undy è in pericolo. Siamo nel mezzo del deserto e io non so cosa fare. Sono agitato. Posso farti vedere il disegno che ho fatto? Sul serio? Mi sfogo con te e tu mi mostri il tuo disegno. Allora l'ho fatto con le tempere e gli acquarelli. Questo sei tu con un cuoricino sullo scudo. Questo sono io vestito da mago. Ma mi stavi ascoltando prima? Questo sei tu che sconfiggi il drago. Ti stavo parlando del fatto che Undy mi vuole lasciare, è una cosa seria. Sono stato rapito dal Demogorgone nella prima stagione. Il Mind Flayer mi ha tormentato nella seconda. Pensi davvero che possa trovare serio il litigio tra te e Caparasata? Effettivamente. Comunque Will, è stupendo. 11 mi aveva detto che stavi lavorando a un disegno per qualcuno. È per me? No! 11 mi ha chiesto di farlo. Lei mi ha detto che non aveva alcuna idea di cosa stessi disegnando. Pensava che lo stessi facendo per una ragazza che ti piace. Giuro che se quella pazza rasata torna a casa viva la spello io. No! Che simpaticona! Te l'ha detto per fare una sorpresa! Sei tutto rosso in viso e stai sudando freddo, ma misteriosamente mi fido di te. Quello che vuole dire 11 è che lei a volte si sente diversa, sbagliata. Ma tu non la fai sentire così. Tu la fai sentire come se fosse giusta. Sì?
Sì. Oh mio Dio, Mike, ma sei stupido? È ovvio che te l'abbia dedicata Will e non 11. Ma mi ha detto che gliel'ha chiesto 11. Will, scendi dalla macchina. Andiamo a prenderti un gelato e a consolarti. Un gelato con doppia panna. Aspetta, io ti ho dedicato un disegno. Sì, me l'ha detto Will. Io non ti ho dato un bel niente. Sta scherzando? Mamma mia, com'è simpatica 11. Non voglio intromettermi in queste idiozie adolescenziali. Passiamo a te, Billy. Qual è stato il tuo momento preferito? Beh, facile. Quando io, Ele e Nancy abbiamo sconfitto Vecna. Dovremo salvarla noi. Oddio, aspetta un attimo. Nancy? Sì. Nancy Wheeler? Sì. Oh, sono 4 stagioni che sogno di incontrarti. Dobbiamo sconfiggere Vecna. È il giorno più bello della mia vita! Nancy, ti amo! Ce l'abbiamo fatta! E vai! Eri felice perché abbiamo sconfitto Vecna? No, perché ho conosciuto Nancy! Invece per te, Ele, il mio momento preferito è stato quando abbiamo trovato il portale magico che ci ha catapultati nel mio fumetto. Ma cos'è questo? Si può mangiare? Ma no, Billy, è un portale. Allora entriamo dentro. Oh, oh no, Billy, aspetta. Ci incontriamo a Torino sabato 14 gennaio alle 16.30 alla Mondadori di Corso Mortara nel centro commerciale Officine S, a partire dalle 16.30, per il firmacopie del mio nuovo libro. Vi aspetto. Mi interessa molto il tuo fumetto, Ele, il che è incredibile. Ma passiamo a te, Marinette. Qual è il tuo momento preferito del 2022? Io amo trasformarmi in Ladybug. Oh, qualcuno è in pericolo! Tiki, trasformami! Oh, una cimice! Ma no, era la mia coccinella! È sempre un insetto. Vabbè, riproviamo. Tiki, trasformami! Ha! Ma scusa, il tuo momento preferito non è stato quando hai baciato Adrien? Adrien? Marinette? E dove è finito Chat Noir? E dove è finita Ladybug? Siete voi due! Oh, beh, ecco, mi sei sempre piaciuto. Anche tu, Marinette, per me non sei solo un'amica. Sei una super amica! Cosa? Però dal momento che sei anche Ladybug, forse sì, sono innamorato di te. Non ci credo, sta per succedere per davvero, ed è merito mio! Nostro! Sì, vabbè, è quello che ho detto. No, Billy, perché lei non se lo ricorda, ricordi? Fermi un attimo. Papillon! Ho letto il tuo fumetto, Eleonora, ed è troppo bello. Mi piacciono le storie che crei. E quindi, se Marinette e Adrien si baciano, questa storia finirà. Ed è per questo che... No, non farlo! Cancellerò la memoria di Adrien e Marinette. No! Ciao Marinette, sei solo un'amica per ma me. Ma che ci fai qui? Papillon, non finisce qui! Invece Harry Potter? Harry Potter, il prescelto. Sì, quello che è. Qual è stato il tuo momento preferito? Quando insieme a Billy e Ron siamo andati su una macchina volante e abbiamo combinato un sacco di guai. Ma dove sono finiti Ron, Harry e Billy? Ma come siamo finiti qui? Non lo so! Ma almeno sai guidare! Ma ti pare? Ho 14 anni! È tutta colpa tua, Billy! Ci hai fatti finire sul platano picchiatore! Avevo letto sulla mappa platano calciatore! Volevo chiedergli un autografo! Qualcuno mi può ricordare come siamo finiti qui? Io non ho voglia di sbattere la testa di nuovo contro il muro. Chiamiamo Ron, i suoi genitori hanno una macchina. Ah! Come siamo finiti nel cielo? Tranquilli, è tutto sotto controllo. Hai già guidato una macchina nel cielo? No. Bei tempi. Bene, invece dimmi Azzurra, qual è stato il tuo momento preferito? Quando siamo finiti tutti nel mondo di Roblox. Voglio rifarlo. Billy, basta! Ancora! Il problema ora è... come facciamo a scendere da qui? Ragazzi, ci penso io! Chi è quella? È Azzurra! Non l'avevo riconosciuta, ma com'è vestita? Sono vestita così perché ho un sacco di Robux! Fighissimo! Voglio tutti i Robux del mondo! Billy! Vabbè, adesso resuscita, no? Accettate il regalo che sto per farvi. Eh? Delle ali? Sì, guardate! Wow, le voglio anch'io! Anche io! Perché le mie sono rosa? Molto bene, sono tutti dei bei ricordi, immagino. Io. E invece per te, mercoledì, qual è stato il momento migliore del 2022? Beh, ovvio, quello in cui ho fatto il mio ballo iconico. Ecco mercoledì!
piace questa canzone. Io ne avevo sentita un'altra su TikTok. I'll dance, dance, dance with my hands. Vero! È stato divertente! Beh, è stato un bellissimo anno che abbiamo passato tutti insieme. Sì, e che abbiamo passato insieme a voi che ci seguite da casa. Ciao! Ci tenevo a ringraziarvi col tutto il cuore perché... Oh no, sta per fare un discorso dolce. Fammi finire. Stavo dicendo che volevo ringraziarvi per tutto quanto l'affetto che mi avete dato quest'anno, che mi ha motivato a realizzare tutti quanti questi video. Sono stati dei video veramente molto difficili da preparare, perché ho dovuto pensare a tutti quanti gli script, le battute, poi interpretare tutti quanti i personaggi, editare, trovare gli sfondi, gli effetti speciali, però sapevo che poi avrei ricevuto i vostri commenti e che vi avrei fatto ridere e sorridere, quindi questo mi ha dato la motivazione per dare il meglio per tutto quanto l'anno. Ele, mi fai commuovere! E grazie anche a tutti quanti quelli che hanno acquistato il mio libro Il segreto del collegio. Spero che vi siano piaciute le mie avventure anche in versione fumetto. A me è piaciuta! E che dire, ci aspetta un nuovo anno pieno di avventure tutti insieme. Ci vediamo al prossimo anno, l'avete capita? Sì, Billy, l'hanno capita. E vai! Ciao! Buon anno!